Nell'episodio precedente. Allora, in questo episodio di ovvero, c'ho questo Intel 10 che riesce a far girare Windows Nuke, ma assorbe veramente tanta pic. Il problema principale di questo progetto è che la pic la posso infilare nel melo pelo. E quindi a questo punto melo pelo tutto. No, cacchio. Melo pelo. No. Melo pelo, eh. Il cacchio. Questo va addirittura a 19 volt. E ciuccio il cacchio. Mentre un Raspberry non consuma la cacca. Raspberry Pi. Forever. Boia, senza inglese, de. Mi pare di capire che non ci avete capito molto. Comunque tranquilli, perché tanto ci ho capito una sega nemmeno io. Allora? Ma come mai non c'è nessuno? Eh no, è che mi vergogno a farmi vedere. Andiamo, via, se ti vergogni, via, se sarà mai. Cioè, ho fatto un intro, non si può le vedere. Capirai, ti piglieranno a pete, Deo, vedrai, via, un applauso di incoraggiamento, su. No, dai, come si fa? Andiamo. Vabbè, lasciamo perdere. Oh, benvenuti nel bunker di MVV Blog. E nell'altro episodio stavo cercando di costruire un computerino portatile ed ero rimasto nel punto in cui stavo collegando le batterie a tutto l'ambaradan, che in questo episodio devo andare ad infilare dentro a questa valigetta. Il problema è che ho utilizzato delle batterie riciclate, sicché poi alla fine una è andata proprio bene. Purtroppo queste batterie che ho recuperato col DC-DC converter non riescono a far stare acceso il Raspberry Pi per più di un'ora. E allora ne sto provando un'altra. Sto alimentando il Raspberry Pi con questo power bank da 10 A, mentre il monitor è alimentato da questo pacco batterie attraverso questo piccolo DC-DC converter che può bastare. Aia, brucia! No, in effetti non basta, ma ne posso mettere uno più potente, posso anche utilizzare questo qui. Non mi ero accorto che questa scheda del monitor funziona da 6 a 24 volt. Quindi posso alimentare il monitor direttamente dal pacco batterie e il Raspberry dal power bank, che senza l'hard disk collegato sembrerebbe funzionare alla perfezione. Ma anche se il Raspberry sta acceso 10 ore con il power bank collegato, questo pacco batterie qui non lo so quanto dura con il monitor attaccato. E se questa batteria non funziona, purtroppo questa è troppo grossa per essere inserita nella sezione del monitor. E quindi sono andato su Amazon e ho comprato questo, che mi dovrebbe arrivare oggi. E questo in uscita fornisce più di 4 A, quindi chi lo sa, magari riesco ad alimentare tutto con questo. Vediamo che c'è in questa scatola. Anker! Boia, peso spiomba. Eccolo qui il pacco batterie da 15 A. Boia, veramente bello. Se funziona è una bomba. Le due porte USB sono capaci di erogare 2,4 A l'una per un totale di 4,8 contemporaneamente. Premendo il tasto di lato si vede lo stato della carica. E come accessori ha una custodia e il cavo mini USB per ricaricarlo. Ragazzi, siamo a cavallo. Funziona! Questo power bank da 15 A della Anker riesce a pilotare tranquillamente tutto. Vedete sullo schermo, non c'è nessun avviso di low voltage. Ora poi c'è da vedere quanto starà acceso, ma sicuramente per svariate ore, penso. E naturalmente dentro il computer portatile ci saranno anche gli altoparlanti, che devono essere pilotati da un amplificatore. E io cosa ho scelto? Un amplificatore Bluetooth stereofonico. E voi direte: ma che cazzo usi un amplificatore Bluetooth se ci puoi collegare fili che dentro la valigetta attacchi fili? Perché sì, cazzo vuoi. Perché utilizzando un amplificatore Bluetooth la conversione audio da digitale ad analogico la fa direttamente l'amplificatore invece del Raspberry. E con Chromium, quando si guarda YouTube, la CPU viene caricata di meno. Inoltre l'uscita audio analogica rimane libera e la posso portare fuori dalla valigetta. A questo punto funziona tutto, quindi posso iniziare a lavorare sulla valigetta e mettere in carica il power bank. E per prima cosa bisogna che la svuoti. Ora qui c'è un casino. Quest'arnese non si chiude così com'è, perché sbatte sulla tastiera. La tastiera si incastra perfettamente dentro a queste guide metalliche, ma impedisce anche la chiusura della valigetta, quindi bisogna che vada a modificare questi piccoli montanti qui. E voi pensate che sia facile, eh? Come no? Ci vuoi venire via. Una rimma maiala. Se rompo la valigetta è finita. Questo non ce ne viene nemmeno con le cannonate. Dio Cristo, ma come cazzo è fatto sto osode? No, ma è perché ho capito, perché prima devo presentarli. Cazzo!
Scioviti di merda! Ecco, proviamo ora. Vedrai che ora funziona tutto regolarmente. Come no? Ok, ora vediamo come lo posso modificare. Vorrei togliere questo qui, sfilarlo, tagliare via questo pezzo qui e rimontarlo al contrario. O magari potrei usare questa barra di alluminio al posto di questa fiancatina. Allora, la modifica l'ho fatta, vediamo se si chiude. Olè, perfetto! Ora all'interno il Raspberry e tutto il resto delle cose le ho piazzate così. Il power bank sarà in questo punto qui e sarà estraibile. Il Raspberry in questo punto qua. In questo punto questa elettroventola butterà fuori l'aria da qui e l'aspirerà di lato qui. L'aria entrerà da qui e uscirà da qua. Qua sotto invece ci piazzerò il controller SATA con l'hard disk smontato, starà qua sotto al power bank e qui ci sarà questo cavo USB con la presa esterna. Questa parte di qua rimarrà chiusa, mentre questa parte qui rimarrà chiusa soltanto dalla tastiera che andrà sopra così e rimarrà ferma così in posizione grazie a delle micro calamite che gli attaccherò sotto. Anche l'SSD SATA sarà estraibile. Per accendere e spengere tutto invece utilizzerò questi interruttori che, non so se ve li ricordate, li trovai dentro uno dei tanti video di dumpster diving e questi qui sono a chiavetta. Così, dato che rimarranno all'esterno, la chiavetta potrà essere tolta e non ci sarà pericolo che si attivi niente. A questo punto però c'è un altro problema, se voglio far rimanere la valigetta aperta a questa maniera non ci sta. Quindi come cavolo faccio a farla rimanere così? Con questo! Non fate discorsi a culo, che tanto è inutile che fate discorsi a culo. Questo è semplicemente un attuatore lineare e lo voglio mettere di lato alla valigetta per farla aprire e chiudere automaticamente. Allora, questo coso qui andrebbe messo tipo in questa posizione qui, così quando si apre spinge e fa aprire il coperchio. Questa è la massima estensione, vediamo dove va a finire, se lo metto qui arriva qui e quando è chiuso rimarrebbe un pelino aperto. Vediamo se invece lo metto di così, no, meglio qui, no, qui è troppo in basso, proviamo qua. Perché il problema è che se sbaglia a far buo poi dopo non è che ritorni indietro, speriamo di un rovinato neosa, Maremma Satana, non si chiude, e ora? E se lo metto di così è un sapre. E ora me fo. Ma sarà, secondo me, ho fatto un casino. Ecco, ora ci manca solo ci si inchiodi il cane delle bestie, vi. No! E sembra facile, Sì, sì. Ah! Sì! Ah, funziona! Però purtroppo c'è un problema. Se levo questo qui, vedete che cade dall'altra parte. Ma comunque funziona! Che figata, che figata! Sì! La soluzione è mettere qui dietro questa cerniera che ha il fermo e che più di così non si apre. La cerniera autobloccante è montata e vediamo se si ferma nel punto giusto. Perfetto! Vieni qui! No, questa è la figata del secolo totale. La cerniera autobloccante qui dietro funziona in questa maniera. Praticamente una volta che la valigetta si è aperta completamente, la fa rimanere bloccata in posizione. La tensione ottimale per farla aprire e chiudere sembra che sia proprio 9 volt. E l'attuatore lineare a fine corsa ha degli switch che lo staccano dal circuito. Quindi una volta che la valigetta si è tutta aperta o tutta chiusa, l'attuatore si autoscollega dal circuito. Ora però si sta aprendo a vuoto, quindi facciamo un po' una prova con un po' di peso qui sopra. Tipo ci metto il monitor con il controller, gli altoparlanti con l'amplificatore, toh, la ventola e anche uno dei cacciaviti di merda! Vediamo se ce la fa lo stesso. A voglia te! Ce la fa! Alla grande! Ok, vado avanti. Ho trovato delle soluzioni differenti rispetto a quelle che avevo... Scusate, ho sbagliato, lo rifaccio alla faccia della spontaneità. Ho trovato delle soluzioni un po' differenti rispetto a quelle che avevo preventivato prima per sistemare tutto il contenuto dentro la valigetta.
Intanto per incominciare, qui di lato ho messo tutti gli interruttori a chiavetta che serviranno per aprire e chiudere la valigetta, per accendere il Raspberry Pi e per accendere separatamente il monitor con l'impianto audio che funzionerà anche per conto suo. E poi la tastiera fungerà da coperchio di tutto quello che c'è qui dentro e rimarrà in posizione grazie a questi magneti che ho posto qua. Quindi una volta inserita la tastiera in questa maniera, rimarrà ferma al suo posto. Non è che mi manchi molto per terminare questa parte qui, devo soltanto fermare tutti gli spinotti esterni e mettere qui due fermi per impedire al pacco batterie di andare in giro. Dopodiché dovrò montare il monitor qua sopra e poi avrò finito. Allora, ho ricontrollato tutto 20 volte, io spero solo di non fulminare il Raspberry per come ho collegato l'alimentazione sul piedino 2 il positivo e sul piedino 9 il negativo. Intanto bisogna inserire tutte le chiavette nei quattro interruttori. Se giro questa si dovrebbe accendere già il monitor. Se giro queste così si dovrebbe chiudere, se le giro dall'altra parte si dovrebbe aprire. Ok, il Raspberry che non mi dà coraggio. Non mi dà coraggio il Raspberry. Ma perché non mi dà coraggio? Vabbè. Speriamo che funzioni, Speriamo che funzioni. Ma non va un cazzo. Sì, 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 sì. Funziona! Oddio, funziona! E non dà nessun errore di low voltage. E naturalmente sta funzionando completamente con questo pacco batterie. Ok, posso passare a montare il monitor. Allora, qui la prima cosa da fa è fa un pannellino da infilarsi qui dentro. Ora vediamo se ritaglio un pezzo di questa plastica, così fo una specie di dima. Dopodiché ritaglierò un pezzo di questo cartone pressato e userò questo. Cosa? È esploso il coso! Quindi lo schermo si mette qui così e qui in mezzo agli altoparlanti invece ci voglio infilare questo, che è uno strumentino multifunzione, fa sia da analizzatore di spettro audio che da volmetro e io per il momento lo userò proprio come volmetro perché l'amplificatore Bluetooth che sto utilizzando non ha uscite audio di linea. Ok, vediamo se si è incollato tutto. Oh, sembrerebbe proprio di sì. Questo invece è il circuito che teoricamente è completo. Ora provo a vedere se funziona. Oh, vediamo un po'. Ok, computer. Ok, il volmetro ancora non funziona perché non è collegato a niente. E ora infilo tutto nella valigetta, che a vederlo così sembra facile, però in effetti qui ci ho lavorato diverse ore per far incastrare tutto perfettamente in questa maniera. Finito! E ora tutte le libidine di seguito. Intanto per incominciare si può accendere, questo sarebbe già un bene, e poi rimane acceso per moltissime ore. Infatti vedete che il power bank della Anker ha ancora metà carica, nonostante abbia utilizzato il Raspberry per un giorno intero. Il Raspberry qui è solo appoggiato, quindi si può togliere. Questo DC converter serve per l'alimentazione a 9V dell'attuatore lineare. Sotto al pacco batterie trova posto l'SSD, che è facilmente rimovibile e sostituibile con un altro SSD. E per tenere sotto controllo la temperatura ho usato la ventolina originale del Raspberry, che fa fluire l'aria sopra di esso,
che poi andrà a uscire da queste due piccole prese d'aria che ho messo sotto la valigetta. Sul lato destro ho installato la presa per l'alimentazione esterna a 5 V e dietro alla sinistra della ventola c'è l'uscita audio e una presa USB 2. Avevo comprato anche un cavo per l'USB 3, ma come vedete era troppo lungo per essere inserito all'interno della valigetta. Per rendere ancora più cattivo questo computer ho utilizzato questo nastro rifrangente ottico, anche perché la valigetta sopra era macchiata e non sapevo come pulirla. Oh, male che vada, se poi il computer non mi servirà più, lo regalerò alla Pemaia. Per potenziare il segnale del Wi-Fi ho preparato 4 dongle, la prima senza antenna da usare in casa, la seconda con una piccola antenna da usare in esterno, la terza con un'antenna un po' più grande nel caso il segnale del Wi-Fi sia debole e la quarta con un antennone gigante che però no, ma questa mi serve per fare un'altra cosa. Bene, era tanto tempo che volevo utilizzare questa valigetta, non pensavo di costruirci dentro un computer portatile, ma a quanto pare ho scelto la via più difficoltosa, come sempre. Comunque questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto e mi raccomando, restate sani.